Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi altro video per la rubrica acquisti low cost su Amazon. Sempre acquisti appunto che riguardano cosine per le unghie, vi dicendo piano piano appunto. So che questa rubrica vi interessa e vi piace, ve la sto portando avanti. Quindi per supportarla mettete sempre un bel pollice in su, così che io capisco che non vi state stancando, che vi piace, che vi è utile. E io appunto piano piano continuo a cercare i prodotti convenienti su Amazon e ve li mostro. Allora, iniziamo subito. Oggi vi parlo più che altro di curve C, ma anche appunto per un aiutino per le dual form. Allora, io partirei dalle classiche, classiche pinzette che troviamo qua. Allora, io ne ho di diversi tipi, di diverse grandezze, di diversi colori, anche qua dipende soprattutto anche dalla lunghezza che andiamo a fare. In base a ciò noi utilizziamo una pinzetta che sia più o meno grande. Vi faccio un esempio palese, questa qua è molto più piccola rispetto a questa, perché questa magari la utilizzo di più quando ho molta, molta, molta più lunghezza, e questa invece per l'unghiette quando sono o più piccole, vedete? Quindi sul pollice questa non mi entrerebbe, già sull'indice sì, oppure se si tratta di lunghezze molto più corte. Come andarle anche a posizionare adesso ve le mostro, nel mentre vi volevo far vedere anche queste qua trasparenti, eccole qua, che sono leggermente meno forti di queste qua. E se si può notare sono anche una via di mezzo, vedete? Ne ho, io poi ne ho altre ragazze, queste qui non sono le uniche che ho, però vedete che questa qua è proprio più piccina, poi c'è lei che è una via di mezzo, un intermedio, e questa qua che è molto più grande, quindi un po' più ideale per forme estreme, un po' più lunghe, oppure per pollici o unghie larghe. Quindi il mio consiglio è quello di avere comunque diverse forme, perché magari se vi trovate davanti una cliente con unghie particolarmente larghe, una molettina di questo genere non potrebbe andargli bene, ok? Come andarla a inserire? Allora, si inseriscono in questo modo. La pinza qua, ve la mostro così, vedete che è curva? Ecco, esattamente dove ha questi lati curvi, noi andiamo a inserire l'unghietta, ok? Così. Spero, ops, è saltata, ne prendo un'altra. Spero che si riesca a vedere bene come la inserisco. Vado proprio, non fa assolutamente male e non deve creare male, altrimenti vuol dire che lo stiamo facendo nel modo errato, ok? Quindi io mi ci trovo veramente molto bene, creano una curva pazzesca, mi piacciono tantissimo, ne faccio un grande, grande, grande utilizzo. Specialmente diciamo quando non utilizzo il foglio di rame sotto la nail form, perché in quel caso raramente vado a pinzare, ma magari per unghietto un po' di tutti i giorni, oppure qualche angoletto mancante, oppure vado proprio a ricostruire un bordo libero che non c'era. Io vado direttamente senza star lì a fare troppo precisa, troppo a chiudere bene la nail form, a mettere il foglio di rame. Dopo che metto la nail form, io vado direttamente. Dopo, polimerizzato anche qua dipende in base al gel, acri gel, al prodotto che andiamo a utilizzare, dopo circa in media 15-20 secondi, alle volte anche 10, io vado, esco, metto la pinza e continuo la polimerizzazione. Vi assicuro che dopo vi esce una curva spettacolare. Quindi io queste ve le straconsiglio, prendetele anche di diverse misure. Vi ricordo che troverete comunque sotto qua nell'info box tutti i link dei prodotti che prendo. Alcuni li ho presi veramente molto tempo fa, quindi non ci sono più e sono andata a ricercarli per voi, ok? Però vi assicuro che ci sono tanti venditori, tanti colori, tante misure, anche lì poi magari se avete un po' di tempo a spignattare e cercare ne rimarrete comunque estasiate, perché vi assicuro che ne trovate tantissimi, tantissimi tipi. Quindi questo era il primo acquisto. Andando avanti, vi mostro loro, anche loro sono veramente molto 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 vissuti. Allora, loro sono, tra l'altro c'è un pezzo anche di nail form, loro sono i cilindretti per la curva C. Sono sei misure che vanno appunto dalla più grande a scalare,
fino, eccole qua, fino ad arrivare alla più piccola. Queste io le utilizzo tantissimo e praticamente sempre quando vado a fare qualche nuova forma, quindi che sia una pipe, che sia la russa, la gotica, la square. L'unica che non vado ad utilizzare è la edge, perché ovviamente ha diversi parametri dove non mi serve il cilindretto, ma per tutte le altre forme io vado comunque a dare una curvatura con loro. È importante scegliere il cilindretto giusto per far sì che non sia né troppo grande una volta finita la forma né troppo piccola, perché ovviamente si noterebbe tantissimo e starebbe male, non va bene. Quindi in questo caso è comunque importante scegliere il giusto cilindretto. Magari poi vi farò un video anche a riguardo per capire quale cilindretto va bene in base all'unghietta, per capire quale utilizzare. Però io questi ve li straconsiglio perché sono veramente 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 utili, indispensabili per una square, per una pipe, ma ripeto, io li vado ad utilizzare anche per mandorle russe, gotiche, via dicendo, perché poi vado a dare la curvatura e poi me la sistemo schiacciandola nel modo corretto, quindi andando insomma per i vari parametri della forma. Io scusate, io loro comunque le vado sempre a utilizzare, quindi ve li straconsiglio. Su Amazon trovate tantissimi tipi, io vi metterò sempre il link dei cilindretti. Non sono proprio uguali, ma sono simili, anche di colore e tutto, sono sempre 6 pezzi, e ve li lascio appunto qua sotto nell'info box il link diretto ad Amazon. Terzo acquisto, questo è molto molto più recente, difatti il link è il medesimo di dove di quelli che ho acquistato io. Sono queste mollettine, adesso ve le apro, eccole qua, penso che molte di voi già le utilizzano e quindi le riconoscono. Io ne avevo altri tipi ma non mi soddisfavano, quindi ho deciso di provare queste e devo dire che mi ci trovo veramente molto molto meglio. Allora, queste qua mi aiutano tantissimo per andare a tenere la dual form nel momento in cui io la applico e devo appunto o la tengo o vado a aggiustare il prodotto sotto col pennello. Insomma, io ho bisogno di una pinzettina che mi aiutasse, e ve le consiglio perché queste veramente aiutano tantissimo con le dual form. Anzi, adesso le prendo per chi magari non sapesse le dual form cosa sono. Io ne ho di diversi tipi, adesso ho preso Musa, ma ho anche Passione Unghie, ne ho altre ancora. Allora, no, vabbè, queste qua non vanno bene perché sono solo per l'allungamento, quindi sono quelle, per intenderci, per fare l'allungamento proprio della quadrata, quindi queste no. Ma per esempio queste di La Femme, per intenderci, sono le dual form, ok? Quindi cosa, come funziona? Che noi andiamo a mettere il nostro prodotto all'interno, lo applichiamo sull'unghia e poi vedete che o noi stiamo così e lo teniamo col dito davanti, altrimenti quello che andiamo a fare una volta che abbiamo messo la nostra pinzettina è mettere la mollettina, così resta lì, è trasparente, non abbiamo problemi di polimerizzazione dentro la lampada. Girando l'unghietta possiamo andare a sistemare il prodotto, che ovviamente schiacciando si è un po' deformato, e andiamo anche ad aggiustarci qua la zona delle cuticole. Quindi io queste qua ve le stra consiglio, anzi apro e chiudo parentesi, io dovrò andare prestissimissimo ragazze, perché tra che sono in gravidanza e quindi le unghie mi crescono molto 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 più velocemente, tra che comunque queste unghiette hanno ormai troppo tempo, non ce la faccio neanche più a tenerle così tanto lunghe, andremo a fare il refill sull'unghietta e avevo intenzione di usare le dual form, quindi le andremo comunque, ve le mostrerò, le andremo a utilizzare insieme, ma io mi ci trovo veramente bene, ok? Magari alcuni dicono no, sono troppo molli, no, non tengono bene. Per me queste sono la giusta via di mezzo, loro mi tengono bene là nel form senza premere e dare fastidio all'unghia, ma facendo rimanere proprio lì dove deve stare la dual form. Quindi io mi ci trovo molto bene con questo tipo. Ripeto, le ho comprati recentemente, quindi il link che troverete qua sotto nell'info box è esattamente il link che ho, da cui ho acquistato io, perché per le altre cose appunto ce l'ho da diverso tempo e purtroppo non ci sono più, quindi ho trovato dei sostituti. Quindi ragazzi, io vi ho mostrato i miei
3 acquistini fatti da Amazon, che sono secondo me indispensabili e utilissimi nella vita di tutti i giorni di noi onicotecniche. Spero come sempre che i miei video vi tengano compagnia, che vi siano utili. E nulla ragazzi, io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.